Che caldo, che caldo. Stanotte è arrivata un po' d'aria temporale in giro, la temperatura si è un po' abbassata, avevamo raggiunto il picco dei 40 gradi nei giorni passati, adesso comunque la cosa si è un po' calmata, c'è un po' di vento, di aria, vorrei dire che non moriremo ancora. Allora, ero rimasto appunto avevo cominciato a introdurre vagamente Emanuele Severino con un certo timore, perché se prima le cose erano complesse e difficili, adesso non sono neanche sicura di riuscire a spiegarle nel modo migliore, perché adesso arriviamo proprio nel clou dell'ontologia. Cioè, Emanuele Severino è oggettivamente un autore molto molto difficile. La sua ontologia, anche se poi i suoi principi fondamentali alla fin fine sono molto semplici da capire, da comprendere, e il modo in cui lui dimostra che i suoi ragionamenti sono corretti, insomma, è abbastanza ardua la cosa. E, come dire, il suo libro in cui lui presenta per la prima volta la sua ontologia, almeno quanto ne so io ho letto parecchi suoi libri, non tutti, ma parecchi. Allora, quello che più mi ha dato dei problemi, che sinceramente non sono neanche riuscito a studiare veramente, è la struttura originaria. La struttura originaria è scritta come potremmo dire, un libro di geometria, no? Cioè, nel senso che lui inventa tutta una serie di termini tecnici per dimostrare ordo geometrico dimostrato, no? Cioè proprio con ordine geometrico, come si dimostra un teorema, che la sua ontologia, il suo concetto dell'essere è quello corretto, razionalmente e logicamente corretto. Cioè lui fa una questione di coerenza logica, pensa che l'essere, anche se non è qualcosa di scientificamente studiabile nel senso empirico del termine, comunque è qualcosa che può essere pensato o coerentemente o contraddittoriamente, no? Cioè, se noi pensiamo coerentemente in base ai principi il principio di non contraddizione, cioè che una cosa non può essere affermata e negata nello stesso tempo dallo stesso punto di vista, noi arriviamo a concludere che Parmenide aveva ragione e che l'essere non può essere circoscritto dal non essere, cioè dal nulla. Può essere circoscritto solo dal diverso dall'essere, cioè da esseri diversi dall'essere di cui stiamo parlando. Ma il principio dell'essere è uguale per tutti gli esseri. Non c'è dubbio per lui che sia così, no? E in base a questi presupposti logici, arriva a dimostrare appunto l'assolutezza dell'essere, come era arrivato a dimostrarlo Parmenide, ma in maniera più complessa e articolata, perché nel frattempo sono passati più di 2000 anni e come dire, la filosofia ha avuto la sua evoluzione, i suoi sviluppi, e ovviamente i discorsi dei filosofi di oggi sono molto più complessi di quelli dei tempi di Parmenide. Allora, come ho detto, Emanuele Severino parte deriva da Martin Heidegger, in parte sembra anche da Marino Gentile, no, cosa sto dicendo? Non si chiamava Marino, mi sto confondendo fra Giovanni Gentile, perché c'erano diversi filosofi che si chiamavano Gentile, comunque Gentile, ecco, no? Non Marino Gentile, ma Giovanni Gentile probabilmente, sì. E poi c'è anche Francesco Gentile. Marino Gentile aveva insegnato invece a. Non c'era parentela, tra l'altro non c'è parentela fra i due, fra Marino Gentile e Giovanni Gentile. Marino Gentile ha insegnato a Padova. Allora, la filosofia di Gentile è l'attualismo, no? Secondo cui appunto l'essere è atto puro. A sua volta Gentile derivava da Hegel, che
anch'egli qualche legame, cioè Severino ha qualche legame anche con Hegel, no? Perché in ogni caso ci sono delle somiglianze. Fatto sta però che Emanuele Severino occupa un posto completamente a parte nella storia della filosofia, no? Perché è l'unico, appunto, dopo gli Eleati, nel corso della storia dell'Occidente, che ha riaffermato l'assolutezza e l'eternità dell'essere, cioè l'essere è eterno, il non essere non può diventare essere, nulla non può diventare essere e l'essere non può diventare nulla, perché è una contraddizione in termini, no? Cioè sarebbe come dire, anzi sarebbe peggio che dire che il quadrato può diventare cerchio, può diventare triangolo, così a seconda delle situazioni, o che improvvisamente, cioè più probabilità un coniglio diventare un unicorno rosa che l'essere diventare non essere, diventare nulla. E perciò tutto l'essere, tutto, dalla prima all'ultima cosa, è eterno. Un'affermazione che, detta così, appare assurda, priva di senso, no? Oppure uno dice, ma in senso metaforico, in che senso è? No, no, proprio in questo senso, che l'essere esiste fuori dal tempo, cioè il tempo di fatto è solo un'illusione. Un'illusione non nel senso che non esista, no? Il tempo esiste, ma esiste come scenario mal interpretato. Cioè noi crediamo che il tempo sia il passaggio dal non essere all'essere e poi di nuovo al non essere, cioè fuggevole atomo del presente preceduto dall'infinito nulla del passato, che non esiste più, e dall'infinito nulla del futuro, che non esiste ancora. E noi saremo in questo breve spazio di essere fuggevole che dura pochi istanti e poi svanisce. Ci sono cose che svaniscono dopo millenni, ci sono cose che svaniscono dopo pochi istanti, ma tutto svanisce. E poi uno dice, sì, ma tutto si crea, cioè nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, no? Ecco, quindi sì, non è che neanche noi crediamo che il non essere si mescola con l'essere e via dicendo. Atteggiamento superficiale, diciamo subito, perché è vero che la materia e l'energia si conservano passando da una forma all'altra, questo dal punto di vista fisico, dal punto di vista scientifico, non dal punto di vista filosofico, ma le forme delle cose cessano di esistere secondo l'interpretazione solita che ne diamo, no? Cioè, gli istanti del passato non esistono più, l'albero che è diventato cenere non esiste più, certo la cenere è della stessa sostanza dell'albero, ma la forma dell'albero, la vita dell'albero è finita, non esiste più secondo l'interpretazione che noi diamo della realtà, no? Cioè per noi queste cose sono evidenti. Emanuele Severino, come vedremo, ci mostra che non sono affatto evidenti, ma sono semplicemente un'interpretazione che noi diamo della realtà in base a presupposti filosofici, ideologici, cioè perché noi in realtà vogliamo che vedere il mondo in un determinato modo, no? Per motivi nostri e perché siamo stati educati a pensare che sia così, no? Cioè se ti viene detto che quella cosa, cioè tu non vedi mai quella cosa, non ne constati mai la realtà, non la tocchi con mano, ma ti viene regolarmente detto ogni giorno che le cose stanno così. Cioè, dice, guarda che dietro ogni ornitorinco ci sta un unicorno rosa. No? A lungo andarsi, questo ti viene ripetuto fin da bambino e ti sembra che sia evidente, perché ti spiegano, e vedi quei vaghi bagliori rosa dietro l'ornitorinco, solo l'unicorno rosa, no? A lungo andare, per te risulta ovvio che c'è l'unicorno rosa dietro ogni ornitorinco. Scusate il paragone scherzoso, ma è anche per, come dire, mettere un po'
alla berlina i nostri pregiudizi, perché noi diamo per scontate tante cose, no? E invece noi nella vita non dovremmo dare per scontato assolutamente niente, se fosse possibile, perché è proprio sullo scontato che ci si sbaglia, no? Cioè, è quando una cosa la ritieni ovvia e scontata che regolarmente lì ti sbagli, perché appunto non vai mai a controllare se è vera, perché la ritieni ovvia e scontata. E di conseguenza anche il significato del tempo, il significato dell'essere, siccome noi non ci riflettiamo mai, eppure sono le prime cose che costituiscono la nostra vita, l'esistenza e il tempo sono i due cardini principali della nostra vita, cioè le due sostanze prime della nostra vita. Noi non è che ci riflettiamo, cioè ogni tanto ci viene in mente qualcosa, diciamo, che ci sentiamo attratti dal mistero dell'esistenza, dal mistero del tempo, ma non è che ci riflettiamo più di tanto. Magari guardiamo qualche documentario su History Channel che ci spiega le ultime teorie cosmologiche sull'universo, sul tempo, poi chiudiamo il discorso. Non è che ci riflettiamo, cioè non pensiamo alle riflessioni perché non abbiamo modo, le riflessioni fatte nei secoli dei secoli, delle origini della civiltà su tematiche di questo tipo. Comunque, tornando a Bomba, allora Emanuele Severino, appunto con il suo libro La struttura originaria, comincia a trattare la tematica dell'essere, no? Cioè cos'è l'essere, e viene a stabilire appunto che l'essere, è essenzialmente opposizione al non essere, opposizione al nulla, no? Cioè, il nulla non esiste, di conseguenza non può circoscrivere, non può negare l'essere, no? Cioè, se l'essere non ha nulla oltre di sé, ovviamente non può essere limitato. Un essere può essere limitato solo da altri esseri che gli stanno accanto, cioè un oggetto può essere limitato dall'oggetto che gli sta accanto. Ma non può essere limitato, che so, dal nulla che lo precede nel tempo e dal nulla che lo precede, che lo segue sempre nel tempo, no? Cioè, non ci può essere una forza che fa sì che l'oggetto che noi vediamo, l'ente che scegliamo, come esempio, che so, lo schermo che ho di fronte, no? Cioè, non è che prima di lui c'è un eterno nulla in cui lo schermo non esisteva e un eterno nulla che segue l'esistenza dello schermo. È che, come dire, l'ente dello schermo ed è da tutta l'eternità, solo che mi appare solo in determinati momenti. Cioè, c'è una differenza fra essere e apparire, cioè fra l'essere, inteso come principio assoluto, e l'apparire come momento temporaneo in cui l'essere appare. Sembra piuttosto difficile il discorso, però poi in realtà vedremo che è piuttosto semplice una volta compreso. E dunque, però esiste una apparente contraddizione, no? Che avevano dovuto affrontare anche gli eleati, no? Cioè se l'essere eterno, perché noi vediamo il divenire, perché le cose divengono, no? Cioè cambiano forma, aspetto, nascono, muoiono, bisogna risolvere questa apparente contraddizione. E Severino cerca appunto di dimostrare, secondo me ci riesce, che la contraddizione è solo apparente. Magari non viene spiegata totalmente, però non si può affermare che Severino sbaglia, perché l'esperienza ci dimostrerebbe che il divenire esiste. L'esperienza non ci dimostra che il divenire esiste, ci dice solo che esiste l'apparire, il divenire dell'apparire. Allora, qui purtroppo sono costretto a chiudere, arrivederci.